settore ragazzi, ACG, settore giovanissimi e giovani. Vorremmo condividere con voi l'esperienza proposta e vissuta da noi e da alcuni ragazzi dell'Azione Cattolica Giovani nel periodo dal 27 al 30 dicembre scorso. Il posto dove siamo stati è il Servic di Torino, anche conosciuto come Arsenale della Pace. Si tratta del posto dove i Savoia costruirono tutte le armi della Prima Guerra Mondiale e che dai primi anni Ottanta, dopo un lungo periodo di abbandono, è diventato un luogo dove fisicamente si costruisce pace giorno per giorno, ricercando il dialogo tra persone di lingua, cultura e religione diversa. Nel periodo dal 27 dicembre al 1 gennaio, l'Arsenale ha raccolto circa 500 volontari tra gruppi parrocchiali, scout, azione cattolica, persone singole provenienti da tutta Italia. Quello che ci hanno chiesto è stato solo di aiutarli a costruire un altro piccolo mattone di pace, pregando e lavorando con loro ai diversi progetti avviati, sensibilizzandoci sulla nostra reale possibilità di diventare Arsenale di Pace. Nel frattempo l'Arsenale continuava la sua opera di accoglienza nei dormitori, nella mensa e nei locali dedicati agli ambulatori. Ernesto, il fondatore, ha detto che se ogni giorno dovesse pensare alla grandezza dell'Arsenale non riuscirebbe a sostenerne il peso, perché è una realtà che costa all'incirca 250.000 euro al giorno. Eppure va avanti, grazie al provvidenziale aiuto della gente comune, le cui donazioni costituiscono il 95% del suo bilancio. È difficile descrivere a parole quello che solo l'esperienza vissuta sul posto permette di comprendere pienamente. Vi possiamo dire solo che la pace è possibile ed è possibile costruirla da Cristo e in Cristo, nei posti in cui viviamo, perché loro ce la fanno ogni giorno in silenzio e col coraggio di chi umilmente si mette nelle mani del Signore. A voi portiamo uno dei loro canti più belli e vi invitiamo a vivere un'esperienza all'Arsenale di Torino. Thank you.
tutti i bimbi che hanno collaborato. E a spalla per il microfono. Allora, Elisa, dimmi, ti sei forse divertita? Direi forse di sì, in effetti. Dai, dillo. Ha detto, sì, è chiaro. Allora dai, speriamo che si siano divertiti anche loro. Siete divertiti? Speriamo di sì. La giuria è pronta, ha votato? La giuria. Grazie. No. Sì? Perfetto. Ok, allora sappiamo chi sono i vincitori. Bene, è arrivato il momento di darvi la classifica. Vorremmo dire, siete stati tutti bravi. Più o meno penso che la giuria abbia trovato difficoltà nel dare i voti. E per poco, diciamo così, si sono distinti i vari gruppi. Quindi questo vuol dire che c'è stata competizione, sono stati tutti bravi e di questo ringraziamo tutti i gruppi. E cominciamo dal terzo classificato, o meglio, dai terzi classificati, perché sono a pari merito Lupetti e Aglio Modocanticum. Un applauso. Secondo posto, sono arrivati i catechisti, un applauso, secondo posto. E secondo voi chi avrà vinto? Il settimo trofeo della famiglia ACR.